Dalla città sacra, Gerusalemme, capitale di Israele, alla città eterna, Roma, capitale d'Italia. Viaggio denso di significati per il sindaco di Gerusalemme, Moshe Leon. Tra le tappe sul suolo capitolino, una ha avuto un profondo valore simbolico, l'Arco di Tito. I feel that I'm coming here as a mayor of Jerusalem and to see that. È una grande emozione essere qui. Alla fine abbiamo vinto, abbiamo uno Stato, abbiamo Israele libero, la terra del popolo ebraico e abbiamo Gerusalemme. Qui c'è quel filo che lega Israele e l'Italia, Gerusalemme e Roma. Essere qui come sindaco di Gerusalemme è una chiusura di un cerchio. Gerusalemme è per sempre. I'm here as a mayor of Jerusalem. So Jerusalem is for always, la Netzach. Arrivato in Italia per il Forum dei Sindaci del Mediterraneo, Lyon ha sottolineato che Israele, e nello specifico Gerusalemme, è per la pace. You know, when the ambassador offered me to be here, I felt that this is very important meeting, and for me, for Jerusalem and for Israel. And because of this, I came here. Quando l'ambasciatore Idar mi ha offerto di venire qui, ho compreso quanto il forum fosse importante per Gerusalemme e per Israele. A Gerusalemme ebrei, cristiani e musulmani vivono insieme, in pace. È questo che desideriamo mostrare e condividere. Jerusalem, we are living together. We are living the Muslims, Jewish and Christians. And this is what I want to show them, that we can live together in peace. Proprio l'ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Dror Eidar, ha accompagnato il sindaco Lyon nel suo soggiorno romano, un vero e proprio viaggio nella storia. Per 19 secoli abbiamo promesso la Shana Habaa a Yerushalayim, per il prossimo anno a Gerusalemme. E adesso qua, ogni volta quando io sto in piedi, vorrei dire, veramente vorrei dire alle anime di questi prigionieri di Sion, abbiamo mantenuto la promessa. Veramente abbiamo mantenuto la promessa. Ho detto a mie figlie qui. Questo è Tito. Che rimanevo da Tito? Lui è inciso. Una memoria. E il vostro padre adesso è il rappresentante di questi prigionieri. Allora questa è la realizzazione della frase eterna, Am Yisrael Chai, il popolo ebraico è vivo. La visita di questo luogo, simbolo del tentato sradicamento del popolo ebraico da Gerusalemme e dove gli ebrei romani si raccolsero assieme al rabbino capo David Prato per festeggiare la fondazione dello Stato di Israele, ha rappresentato per i presenti un momento toccante che difficilmente verrà dimenticato.